Nel Bologna Perez è squalificato, 5 cambi rispetto alla formazione iniziale di Palermo. Dal primo minuto Radovanovic, Boucher, Ekdal, Paponi e al debutto in gara ufficiale con la maglia del Bologna Cherubin. Nella Juventus Motta per l'infortunato Grighera, in attacco con Amauri c'è Quagliarella, Del Piero in panchina. Rispetto alla gara di Europa League in Austria, squadra cambiata per 6 undicesimi. Motta riesce a crossare Amauri al limite dell'area piccola. 4 juventini nell'area di rigore del Bologna, calcia Aquilani d'interno destro. Aquilani e Amauri ha cercato l'angolino basso alla sua destra. Cherubin, leggerezza, Krasic, si salva il Bologna, 19° minuto. Errore di Britos Krasic e non riesce a mettere dentro Quagliarella. Krasic, sembra fatta per Quagliarella, la respinta e il salvataggio di Portanova. Nella Juventus fuori Amauri e dentro Iaquinta al 22° minuto del primo tempo. Problemi fisici per Amauri, costretto a lasciare il rettangolo di gioco per infortunio già nel primo tempo. Paponi, va al tiro Paponi ed è la prima conclusione del Bologna al 31° minuto del primo tempo. Quagliarella, scatta allora Iaquinta, lo ha visto Quagliarella, Iaquinta, controllo con il destro, Iaquinta, arriva Krasic, si allarga, va giù in area di rigore ed è penalty, indica De Marco, sull'intervento di Portanova. Calcio di rigore per la Juventus al 34° minuto del primo tempo, proteste dei giocatori del Bologna. Portanova chiede l'ammonizione per simulazione, va giù Krasic. Non sembra esserci contatto. Iaquinta, destro, Diviano e si rimane sullo 0-0. La prodezza del portiere del Bologna e della nazionale. Calcia Aquilani d'interno destro. Marchisio, controllo e Viviano che devia in corner proprio allo scadere del primo minuto di recupero. De Sceglie, partito il cross. Quagliarella, la giocata di prima al 18° del Neri, gioca la carta Del Piero al posto di Krasic. Paponi va al tiro fuori. Iaquinta va giù in area con l'attacco di Portanova. Va giù Iaquinta sulla pressione di Portanova appena dentro l'area di rigore. Felipe Melo, sventagliata precisa per Martinez che ha un buon controllo. L'intraprendenza di Martinez, conclusione con il destro fuori. Di Vaio, valutato in posizione irregolare dal primo assistente Tonolini. Era in posizione regolare probabilmente Di Vaio. Di Vaio contro Bonucci, va sull'interno Di Vaio, arriva Mutarelli. Di Vaio, Mutarelli carica il destro, deviato, Storari salva. È lontano Mudingai. Allora Aquilani prende la mira, va al tiro. Viviano. Fischia De Marco dopo 6 minuti e 43 secondi di recupero. Al Dallara 0-0 tra Bologna e Juventus. Ho visto il voto di Gigi Cavone che saluto all'arbitro. 4,5, non so se è condizionato molto da quella decisione per la quale è stato molto fischiato Krasic per tutta la partita. Vai Gigi e vai Malesani. Sì, buonasera. Precisiamo che il voto, come sempre in questo caso, è un po' alla terna, perché molte responsabilità sia sul rigore sia anche su un fuorigioco di Di Vaio inesistente nel secondo tempo le assegniamo personalmente anche al primo assistente dell'arbitro Tonolini. Al di là dell'arbitro, un pomeriggio in cui comunque avete fermato l'attacco più prolifico del campionato, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto dopo questo 0-0? No, è pieno, pienissimo oggi. Perché non sono d'accordo con quello che ha detto Bonucci, che abbiamo fatto poco. Noi abbiamo fatto la nostra gara, giusta, perfetta, e la Juve l'abbiamo un po' lasciata giocare per chiuderla e per poi ripartire. Probabilmente abbiamo fatto male
proprio i contropiedi, le ripartenze, perché c'era ancora quella tara che ci pesava nella testa dei quattro gol di Palermo, ed era giusto essere più umili, meno coraggiosi oggi. Da domenica prossima torneremo, penso, ad essere noi quelli prima del Palermo, e un po' meglio, spero, nella fase offensiva rispetto ad oggi. Però grandissima gara, bravissimi tutti, chi ha giocato, chi non ha giocato, chi è entrato. Abbiamo dimostrato che siamo veramente un gruppo compatto e ci siamo risollevati subito, ecco. In un pomeriggio in cui stiamo un po' mettendo sotto processo il calcio italiano, Malesani è riuscito a far giocare tanti giovani, da Paponi a Radovanovic a Casarini nel secondo tempo. Quanto è difficile valorizzare il patrimonio e dover anche tenere d'occhio l'obiettivo salvezza in questo caso? Ma è bello, è stimolante per me. Sono venuto apposta a Bologna perché mi piace molto, mi sento molto nel progetto. Lo so che all'esterno magari a volte non c'è pazienza, subito prendi quattro gol, sembra. Io vado avanti, sento tanta fiducia finalmente da parte della società, sento tanta fiducia da parte dei giocatori che mi seguono molto, quindi si va avanti così e vedrete che secondo me faremo delle belle cose, perché siamo solo neanche due mesi insieme. Certo. E meglio di così non poteva andare all'inizio, e Alberto, dopo guardate però, nel calendario che abbiamo avuto noi. Posso chiederti un'ultima cosa, perché poi ovviamente ci aspetta anche Guidolina Udine. Voi in 22 partite non avete preso gol solamente contro l'Inter e contro la Juventus. Non è che c'è anche un fatto psicologico, cioè che magari ci vuole il grande avversario per avere maggior concentrazione in difesa e quindi magari evitare di prendere gol? Sì, hai ragione perfettamente, la crescita che dobbiamo fare. Questa è che dobbiamo essere appunto sempre... con questa tigna, dicono così a Roma, vero? Si dice così. Va bene, grazie. E allora saremo bravi. Allora, scherzosamente pochi secondi fa è passato Chiellini che ha detto era rigore, ovviamente ridendo, forse lo sanno anche i giocatori della Juve che quel rigore non c'era. Beh, ma lui è della Juve, quindi è normale. No, credo sia fosse abbastanza inesistente, però un errore che in buona fede ci può stare, dai. Cosa vi siete sentiti di dire? Sono state tante proteste. Alla fine tutti abbiamo protestato, ma è inutile. Se ha visto così, ha visto così. Credo che sia abbastanza scandaloso, però a volte speriamo che ogni tanto sbaglino anche per noi. Fosse finita con i tre punti a casa per la Juve grazie a quel rigore che poi tu hai miracolosamente, direi, parato? Beh, sarebbe stata una beffa, insomma. Poi con la Juve, insomma, sarebbe... al solito, e quindi ci sarebbe dispiaciuto a tutti, penso sia a noi che a loro. Non è stata una bellissima partita, però da parte vostra forse era lecito aspettarselo, sarebbe stato forse anche meglio, no, a quel punto difendere lo 0-0 che puntare a vincere. Noi avevamo bisogno di ritrovare la solidità che avevamo perso a Palermo, tutti, me compreso, anzi partendo da me, quindi non prendere gol per noi è già una vittoria oggi, non aver preso gol, scusa.